Fabi, stavo pensando una cosa. Perché non mi parli un po' di te e mi dici che cosa ti piace? Ah, un po' di me? Beh, lo sai, io sono un ragazzo semplice. Ci sono delle cose che mi piacciono come le caramelle, ma anche fare sport. Mi piacciono anche gli animali. È fantastico! Anche a me piacciono tantissimo gli animali. Però ho paura di alcuni. E poi... Ah sì, i videogiochi, adoro un sacco i videogiochi. Dani, ma tua sorella continua a volersi fidanzare con Robby. Sì, lo so, Sofì, ma io cosa ci posso fare? Davvero non me lo sarei aspettato da mia sorella. Non puoi lasciare che si comporti così. Chissà cosa si staranno dicendo lì sul divano. Uffa, davvero, non ce la faccio più. Secondo voi che cosa dovrei fare? Onestamente, Jenny, se devo essere totalmente sincero, ogni volta che siamo insieme mi chiedi un sacco di cose. Mi fa piacere, però non so niente di te. E a te cosa piace? Oh, Robby, sono contenta che tu voglia sapere qualcosa su di me. E io sarò super contenta di dirti cosa mi piace. Beh, cominciamo dalle cose semplici. Mi piace tanto il colore celeste. Ah, il celeste, sì. Come il cielo. Esatto. Poi piace anche a me giocare tantissimo con i videogiochi e i giochi da tavolo. Ah, interessante. Magari potremmo fare qualche gioco da tavolo. Sì, sarei contentissima di farli con te, Robby. Dani, secondo me dovresti svelare a Robby che tua sorella vorrebbe fidanzarsi con lui. Vedi come ridono. No, Benny, non posso dirglielo io. Deve essere lui a capirlo da solo. Se mi ama davvero, sicuramente non si metterà mai e poi mai con mia sorella Jenny. E io mi fido tantissimo di lui. Dani, hai ragione. Se ti ama, non è che poi per magia inizierà ad amare tua sorella. Va bene, allora andiamo, possiamo stare tranquille. Franci, svegliati. Ho delle notizie fantastiche. Delle notizie fantastiche? Sì. Ho scoperto cosa piace a Robby. Ho scoperto che gli piacciono tanto lo sport, gli animali e i videogiochi. Allora, se hai scoperto che piacciono queste cose a Robby, dovresti fare qualcosa con lui. E che cosa, Franci? Dammi qualche idea. Magari dello sport, potresti giocare a paddle. Lui è bravissimo a paddle. Ti metti lì e giochi con le palline. No, non sono convinta. No? Vedi, facendo sport è più probabile che io sudi. E non sarei bella come sempre, insomma. E allora qualcosa con gli animali. Mi è venuta un'idea. D'accordo, allora. Vieni con me. Guarda ora il videoclip ufficiale di Sotto Incanto, la nuova canzone di Dani e Robby. Disponibile anche su Spotify. Dai su, che aspetti? Balla assieme a noi! Aspetta, ascolta, il cuore che fa bum bum forte solo per te. Il cuore batte e fa bum bum forte solo per te. Jenny, ho avuto un'idea spettacolare! Sarai fantastica! Jenny, vieni qui. No. Jenny, vieni, fidati di me, no, sarai fantastica. No. È un'idea spettacolare. Vieni, non ti vergognare. Ah, sei o non sei un vero cavallo? Forse ho cambiato idea, non sono sicura che funzionerà. Ma come? Fidati di me, io lo conosco Robby, impazzirà. Oh, sono davvero molto preoccupata, secondo me. Oh, succederà un gran disastro. Beh, Dani, con tutta onestà, anch'io sarei davvero preoccupata se fossi in te. Beh, Dani, tua sorella si sta impegnando molto a conquistare Robby, a dir la verità. Davvero? Oh, non mi dite così, così starò ancora più male. Dani, io credo tu possa stare veramente tranquilla. Jenny non riuscirà mai a rubarti Robby. Girati così. Girati. Ma com'è vestita? Robby, sto arrivando. Finalmente ho trovato un punto in cui prende bene. Jenny! Cosa si è messa addosso? Ma... Che cosa sta succedendo? Non te l'aspettavi, eh? Molto carino come sono costume. Cavallizzata! Sei cavallizzata, Jenny, ma mi spieghi perché ti sei cavallizzata? Sì, sei molto simpatica, però non capisco. È perché... credevo che ti piacesse. Hai appena nitrito? Beh, Robby,
sei affascinato dalla mia visione, eh? La tua visione è un po' strana, onestamente. Non so quello che provo in questo momento. Ma mia sorella Jenny pensa di conquistare un ragazzo vestita in quel modo, con una criniera. Mamma mia, è ridicola. Sapete cosa vi dico? Andiamo da loro. Magari ci faremo ancora altre risate. Andiamo. Fai troppo ridere vestito da cavallo, te lo posso dire onestamente? Robby, avresti una mela? Una mela? Perché i cavalli mangiano le mele? Ma come ti sei vestita? Dani, questa è Jenny cavallo. Oh, piacere. Hai perso per caso la stalla, Jenny? Un po' di fieno da mangiare. E il fantino dove l'hai lasciato? Ragazze, non respiro, devo andare a bere qualcosa. No, Robby. Non riuscirai mai a far innamorare Robby di te, sorellina. Mai e poi mai. Mm-hmm. Uffa. Galoppo via. Secondo i miei calcoli, Robby dovrebbe essere innamorato a quest'ora. Oh, arriva Jenny! Mi hai dato un'idea pessima! Non un'idea pessima, era un'idea geniale! Il piano era perfetto! Tu dovevi fidanzarti con Robby perché eri vestita da cavallo, perché gli animali gli piacciono tanto. E poi Dani doveva lasciarsi con Robby per fidanzarsi con me! Sì, certo, come no? Eppure mi sembra che il tuo piano non abbia funzionato. Forse perché a Robby non piacciono i cavalli. Dovremmo utilizzare qualche altro animale. E cosa proporresti adesso? Gli insetti. No! Come? Fanno paura, che schifo! No, ma gli insetti sono perfetti! Dobbiamo trovare un insetto forte, particolare e raro. Sì, questo piacerà sicuramente a Robby. Però sono disposta a tutto, quindi per Robby lo farò. Troverò l'insetto raro più grosso, più potente, più colorato che ci sia e ci riuscirò. Oh, che schifo! Mi stanno camminando degli insetti sulle mani. Però per Robby questo ed altro. Devo trovare quell'insetto. Però io non so che insetto potrebbe piacergli. Forse uno scarabeo? Jenny? Cosa stavi facendo? Beh, non credo che vi interessi, ma sto cercando degli insetti. Degli insetti? Beh, lasciate perdere. Voi non capireste cosa piace davvero a Robby. Beh, Jenny, tu invece sì che l'hai capito cosa piace a Robby. Cosa vuoi fare ora, travestirti da scarafaggio? Bravissime amiche, voi sì che avete capito. Che guerra con la mia sorellina. Jenny, nemmeno con una magia riusciresti a conquistare Robby. Ma lo vuoi capire che Robby è il mio fidanzato e che tu non potrai mai metterti insieme a lui? E ti ricordo anche che io e te siamo sorelle e le sorelle non si fanno queste cose a vicenda. Volete sapere cosa vi dico? Non mi interessa il vostro parere. D'altronde io sono più bella, più intelligente e migliore di tutte voi. Cosa? Esatto! E ve lo dimostrerò. Lo vedremo, cara. Ciao! Ciao, ciao! Cosa ne vogliono sapere loro? D'altronde non farebbero mai una cosa del genere, non si metterebbero mai a cercare degli insetti per qualcuno. Ma che cos'è? Uno scrigno. È un po' vecchio e impolverato, ma chissà da quanto tempo è lì sotto. Devo assolutamente vedere cosa c'è dentro. Magari c'è un insetto gigante. Si è aperto! Un'ampolla? Sì, sembrerebbe un'ampolla e dentro c'è un liquido viola. C'è un foglio. Pozione sirena! E cosa significa? Ah, sei solo mio, solo e solo mio! Ma certo, di chi dovrei essere, scusa? Beh,
Ruby, io te lo voglio ricordare sempre, perché così sai che ti amo per davvero. Ma sì, Dani, ma ti pare che io potrei mai amare qualcun'altra? Stiamo insieme da così tanto tempo, io sto benissimo con te. Mai e poi mai potrei stare con qualcun'altra. Hai proprio ragione. E poi, comunque, ti volevo dire una cosa. Hai visto quanto era ridicola la mia sorellina Jenny? Allora, posso dire che se prima mi stava simpatica, adesso mi sta simpaticissima. È il vestito da cavallo più tenero, carino e divertente che ho mai visto. Aspetta un secondo, però io sono... Anzi, amici, iscrivetevi al canale se anche voi pensate che Jenny Cavallo sia stata divertentissima. Sì, però Robby, io sono ancora più simpatica di lei e sono anche più bella, vero? Ma sì, certo Dani, solo che tua sorella non me l'aspettavo fosse così simpatica. Ho un po' di paura, lo ammetto. Però a tutti piacciono le sirene. E le sirene sono magiche. Devo tentare. Oh! Non posso crederci! Ha funzionato! Sono una sirena! Non ci posso credere! Ma... ho bisogno di acqua! Devo assolutamente raggiungere dell'acqua! Andrò lì! Non è facile avere una coda e raggiungere dell'acqua! Avanti, coda! Andiamo! Oh! Stare in equilibrio è difficilissimo, ma forse così posso riuscire a raggiungere l'acqua. Proviamo a fare dei salti. Funziona! Ce l'ho fatta! Ho raggiunto l'acqua! Ma Fra! Cosa hai fatto? Sei una sirena! Sì! Ho bevuto una pozione che mi ha trasformata in una sirena! Adesso riuscirò a conquistare Robby! Forse hai ragione! Le sirene hanno i poteri magici! Prova a cantare! Ok, ci proverò! Robby! Robby! Ti ricordi quella volta in cui mi hai regalato 36 rose? 36? Ma l'anno prossimo te ne regalerò 136, amore. Grazie, Robby. Oh, ti amo all'infinito. Che c'è, Robby? Cos'è successo? Robby? Robby? Mi vuoi ascoltare? Sto parlando con il muro, per caso? Robby? Ragazze, ragazze, aiutatemi, venite! Robby non mi ascolta! Non lo so che cosa gli sta succedendo! Robby? Robby non è divertente! Dai, Robby, che succede? Ma non lo so, perché stai andando di là? Robby, ma guarda dove vai, ma ci senti? Andare in piscina? Robby, vieni qui, dammi un bacio. Vieni qui. Vieni qui! Robby! Dove sei? Robby, Robby, Robby! Ma dove vai? Ragazze, è troppo forte! Mio. Forse è uno schiaffo! Robby! Robby! Dove vai? Robby, ma che cosa state facendo? No, io non me lo permetterò! Perché siamo in acqua? Niente, Robby, stavamo facendo un bagno! Oh, allora faccio una nuotata! Oh no, perché non ha funzionato? Te lo dico io, perché il bacio del vero amore rompe ogni magia! Tranquilla, la prossima volta ce la farò!